Già, benvenuti, aspettiamo 2 minuti che riescano ad entrare tutti quanti. Io nel frattempo mi presento, sono Alessandra Cornero, sono responsabile dell'ufficio gestione documentale di Formez PA e oggi avrò il piacere di accogliervi prima di tutto, quindi di aspettare il vostro ingresso e di introdurre questo webinar. Aspettiamo ancora 2 minuti, chiedo pazienza a chi è già entrato. Il conteggio sale vertiginosamente, ci fa molto piacere per l'interesse dimostrato per questo webinar e per questo tema. Appunto, come vi dicevo, ho il piacere di introdurre questo webinar dedicato al manuale di gestione documentale. Un webinar che nasce grazie al progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login, come leggete appunto in questa slide. Il progetto ha un nome più lungo, continua ancora appunto con la casa del cittadino, ma in particolare la linea del progetto che è protagonista appunto in questo caso è la linea 3, dati e documenti della PA. Si tratta appunto di un webinar che Formez PA ha organizzato a supporto di Agit, a cui faranno seguito altre iniziative sempre sulla gestione documentale. I partecipanti stanno ancora aumentando, benvenuti a tutti di nuovo e nel mio caso, come si dice, cercherò di essere più breve possibile, sperando che, scusate, appunto, vorrei cercare di aspettarvi tutti, ma vado avanti e appunto cercherò di essere breve per lasciare più spazio possibile ai nostri relatori. Che ringrazio fin d'ora e così come ringrazio tutti voi che state entrando così numerosi per essere intervenuti a questa iniziativa. Lo ripeterò anche più tardi, aspettando che entrate tutti, ma potete scrivere come di consueto, come molti di voi già sapranno, e per chi non lo sa, le domande nella chat, mentre le slide e la registrazione dell'evento saranno disponibili alla fine dell'evento. Su che cosa ci concentriamo oggi? Oggi ci concentriamo, come dice il titolo stesso, sul manuale di gestione documentale, che cos'è? Uno strumento molto, innanzitutto uno strumento molto importante per le PA, è uno strumento di miglioramento organizzativo per ogni ente, è uno strumento che descrive il sistema di gestione informatica dei documenti di un ente, fornisce questo appunto fornisce le istruzioni per il funzionamento del servizio di protocollo, così come la gestione dei flussi documentali e degli archivi. E questo ovviamente è necessario per tutte le pubbliche amministrazioni, non solo per essere in regola da un punto di vista normativo, non solo come il classico adempimento che tocca fare, ma soprattutto perché amministrazioni, cittadini e imprese abbiano un punto di riferimento. Il manuale non nasce oggi, come molti di voi sapranno, né nasce tantomeno con le linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 2021. Ma le linee guida cosa c'entrano? Perché le abbiamo messe nel titolo? Perché in qualche modo, e anche un forte modo, ne sollecitano la revisione e ne sollecitano diciamo, e ne danno una certa descrizione, specificando cosa, vari aspetti. Nel corso del webinar si vedranno questi aspetti in dettaglio, ovviamente, però tanto per fare una brevissima sintesi di un volo, si passa dagli aspetti organizzativi ai formati dei documenti, alle procedure di registrazione e classificazione, alla formazione delle aggregazioni documentali, flussi di lavorazione in uso nella conservazione,
alle misure di sicurezza o alla protezione dei dati personali, ovviamente anche altri che ora mi sfuggono, ma comunque sono tutte al famoso paragrafo famoso per il manuale di gestione documentale 3.5 delle linee guida. Si tratta quindi, li approfondiremo, dei molti aspetti della gestione documentale che fanno ben capire anche solo con una rapida occhiata che, come spesso ci troviamo a ripetere, specie in questo settore, non è solo protocollo, non è solo informatica, è molto di più e fanno ben capire quindi la complessità di questo tema e di questo strumento e al tempo stesso ovviamente la sua importanza e necessità. Delle linee guida, così come del contesto, regolamentare. Scusate, non riuscivo a passare la slide, in cui la gestione documentale, del contesto regolamentare in cui la gestione documentale si colloca, e quindi il manuale, ci parlerà Patrizia Gentili, oggi responsabile AGID del servizio documentale e modelli di marcatura, e Patrizia ha coordinato la stesura delle linee guida e nonché del regolamento conservatori. Ci porterà invece proprio all'interno del magico mondo del manuale di gestione documentale Gianni Penso Doria, archivista di chiara fama, responsabile di Procedamus. Procedamus, lo dico per chi non lo sa, è l'acronimo di tabella dei procedimenti amministrativi delle università e degli enti di ricerca, un progetto di formazione e intervento sui temi della gestione documentale, nonché Gianni sempre dirigente dell'Università dell'Insubria. E se posso dire, anche esperto di manuali di gestione documentale, se Gianni mi consente, e ci parlerà sia dei contenuti del manuale, dei suoi punti qualificanti, dei nodi principali che ci sono spesso nelle amministrazioni nell'affrontare alcuni punti, ma non solo. Gianni ci parlerà anche delle buone pratiche del manuale, alcune delle quali hanno avuto il suo importante e diretto contributo. Siete tanti, immagino che oltre agli interventi e il tema e i nostri relatori, Patrizia e Gianni, susciteranno molte domande interessanti. Vi invito nuovamente quindi a scriverle nella chat, e alla fine del seminario, appunto del webinar, ci sarà uno spazio dedicato alle risposte da parte dei relatori, e comunque cercheremo anche durante di stare dietro alle vostre domande. Anche in chat. Do quindi il benvenuto e passo la parola a Patrizia Gentili di AGID. Quindi Patrizia, per piacere, attiva la webcam, il microfono, io mi spengo e ancora Eccomi. grazie e Eccomi. puoi cominciare. Allora, Ciao buongiorno a Patrizia. tutti, grazie per l'introduzione e grazie anche per questa opportunità, perché riuscire insomma a far arrivare un messaggio sull'importanza delle linee guida e di questo strumento a così tante persone è una cosa molto, molto importante. Vedo che siete tantissimi e state continuando ad entrare velocemente, quindi io comincio raccontandovi brevemente, perché non voglio togliere ovviamente spazio a Gianni, perché diciamo le linee guida sono importanti. Cominciamo con il dire che, per chi non lo ricorda, che il ruolo di AGID nell'ambito della stesura delle linee guida sancito dall'articolo 71 del CAD, dove si dà questa importante opportunità di regolamentare tutto quello che viene esposto nel CAD attraverso appunto questo nuovo strumento normativo delle linee guida. Le linee guida quindi sono diciamo
emanate attraverso un processo di condivisione molto complesso che prevede sia pubblicazione per una consultazione pubblica che dura 30 giorni, sia soprattutto il confronto con tutti gli organi che istituzionalmente hanno competenza, quindi il Garante per la protezione dei dati, la Conferenza unificata Stato-Regione e naturalmente nel caso nostro il Ministero vigilante che è quello della trasformazione digitale. Però quello che è importante è capire da che cosa siamo partiti per poter fare questa profonda revisione. Dal padre, diciamo, della digitalizzazione, di fatto, che è il 445 del 2000, il DPR, il testo unico, il TUDA cosiddetto, ovviamente dal codice dell'amministrazione digitale, perché le linee guida, ricordo ancora, sono una applicazione di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, e da una normativa piuttosto frammentaria che finora ci aveva accompagnato, che riguarda appunto il protocollo informatico, la conservazione e la formazione, trasmissione, copia eccetera eccetera dei documenti informatici, quindi 3 DPCM emanati nel lontano 2013 e 2014 che ci hanno appunto accompagnato fino ad ora. Inoltre poi altri due strumenti normativi di rango inferiore, ossia la circolare del 2013 numero 60 dell'AGID sul formato delle informazioni che sono associate ai messaggi di protocollo delle pubbliche amministrazioni e la circolare 65 del 2014 che riguarda l'accreditamento e la vigilanza su coloro che svolgono l'attività di conservazione per la pubblica amministrazione. Quello che è importante è capire per quale ragione noi abbiamo questa nuova forma di fonte normativa. Cioè si è voluto deregolamentare l'ambito normativo perché ci si è reso conto che la normativa tradizionale non è assolutamente idonea a disciplinare la materia della digitalizzazione. E quindi si è destrutturato l'ambito oggettivo, perché in questo modo il sistema delle fonti è diventato più flessibile, appunto, per coprire questi nuovi interessi e questi ambiti che sono fortemente tecnici e fortemente quindi soggetti a cambiamenti e obsolescenza. Ma è stato destrutturato l'ambito soggettivo, nel senso che è stato previsto quindi in questo modo l'ingresso di un nuovo produttore di norme che sono vincolanti, ma che sono produttori sganciati dal circuito della responsabilità politica. E quindi che cosa è stato fatto preliminarmente? È stato chiesto chiaramente un parere al Consiglio di Stato, perché questa è una rivoluzione, è un cambiamento epocale nell'ambito del panorama normativo italiano. E il Consiglio di Stato ha risposto, ha precisato che le linee guida sono sia strumenti di regolazione flessibile, sia che hanno valenza erga omnes e carattere di vincolatività. Sono degli atti amministrativi generali, cioè degli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti, come quelle, come le linee guida dell'autorità dell'anticorruzione, dell'ANAC. Questo altro problema, le linee guida, dice il Consiglio di Stato, hanno un'efficacia modulabile. Modulata, nel senso che è variabile in funzione della singola fattispecie che viene regolata. E quindi abbiamo sia linee guida che contengono regole tecniche, quindi con forte contenuto normativo, le amministrazioni quindi non possono discostarsi, sia linee guida di indirizzo da cui le amministrazioni possono discostarsi, ma devono chiaramente, come dire, c'è l'obbligo di motivazione, devono motivare perché si discostano da queste linee guida. Quindi abbiamo linee guida vincolanti e linee guida non vincolanti.
Molte linee guida hanno un carattere misto perché contengono sia l'uno che l'altro, cioè ci sono appunto sia nuove regole tecniche, sia regole generali che danno indicazioni, che possono essere anche indicazioni operative sul rispetto delle norme che sono contenute in altre fonti. Nelle linee guida vincolanti abbiamo sia linee guida che prevalentemente semplificano e riordinano la normativa previgente, come appunto le linee guida sul documento informatico, che ha appunto preso in carico la vecchia normativa che vi ho fatto vedere prima e l'ha semplificata e riordinata. Poi ci sono linee guida più rivolte all'attuazione di disposizioni del CAD, che qui, oppure che di altra normativa che non ha diciamo, una disciplina preesistente, come per esempio le linee guida che abbiamo emanato come AGID sull'accessibilità. All'interno delle linee guida non vincolanti possiamo trovare manuali operativi o delle raccomandazioni. Quindi le linee guida sul documento informatico hanno una natura mista, perché ci sono norme che semplificano e riordinano, no? La normativa previgente e norme attuative come per esempio la parte che riguarda la conservazione o la certificazione di processo. E poi ci sono delle norme che non sono, non vinco che, non sono vincolanti. Nei confronti dei soggetti privati, per esempio quando si parla di segnatura di protocollo, che ovviamente non riguarda i soggetti privati, o il documento amministrativo informatico, che non riguarda sempre i privati. Ma veniamo al manuale di gestione, che viene ampiamente trattato all'interno delle linee guida proprio per stigmatizzare l'obbligo e l'importanza di questo strumento. Quindi che cosa si prevede all'interno delle linee guida, che il responsabile della gestione documentale adotti il manuale di gestione. E il manuale di gestione che cosa fa? Descrive il sistema di gestione documentale dei documenti informatici, a partire chiaramente dalle fasi iniziali, quindi dal trattamento della corrispondenza in ingresso o della corrispondenza in uscita. Fornisce tutte le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio del protocollo informatico e della gestione documentale e quindi descrive tutte le funzionalità che sono a disposizione degli addetti al servizio. Il manuale di gestione è quindi uno strumento a cui viene demandato il compito di descrivere i sistemi in funzione nelle singole amministrazioni, con la regolamentazione di tutto il servizio. È quindi un documento che deve essere continuamente aggiornato perché deve essere continuamente mantenuto in linea con quello che avviene all'interno dell'amministrazione in termini di evoluzione tecnologica e trasformazione degli strumenti a disposizione. È un obbligo. Non è chiaramente una cosa che si può diciamo, evitare di fare e la pubblica amministrazione lo deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella parte diciamo, dell'amministrazione trasparente, nella sezione del sito istituzionale dedicata all'amministrazione trasparente. Deve esserci naturalmente tutta una parte nel manuale dove vengono definite le politiche diciamo, di sicurezza e di garanzia di riservatezza delle informazioni che vengono trattate nei documenti di propria pertinenza. Qui poi si racconta il fatto che siccome la pubblica amministrazione deve formare gli originali attraverso strumenti informatici descritti nel manuale di gestione, e questo documento amministrativo informatico, l'originale, quindi trattato dalla pubblica amministrazione, è identificato e trattato con modalità sempre descritte nel manuale di gestione documentale. E siccome le istanze e le dichiarazioni che vengono inviate alla pubblica amministrazione sono trattate come documenti amministrativi informatici, anche questi ricadono nelle modalità descritte di trattamento descritte nel manuale di gestione documentale.
Termino dicendo che naturalmente tutta la parte della sicurezza informatica, nonché della protezione dei dati personali o tutte le indicazioni della continuità operativa dei sistemi che sono a supporto del piano del sistema di gestione documentale, devono essere anche questi descritti in maniera molto precisa dentro il manuale. Ovviamente poi abbiamo il piano di classificazione che deve essere diciamo, uno degli strumenti fondamentali della pubblica amministrazione e quindi riportato all'interno nel manuale di gestione. Io diciamo, ho fatto questa carrellata veloce apposta per lasciare poi la parola al dottor Penso Doria e con questo vi saluto. Grazie. Grazie Patrizia, lascio anch'io velocemente la parola a Gianni, ti ringrazio molto per l'intervento, sei stata nei tempi e sei stata breve ed efficace. Gianni, allora ha già attivato la webcam, io mi silenzio perché adesso entriamo nel vivo del tema di oggi e buon lavoro. Bene, grazie a tutti, buongiorno anche da parte mia. Vedevo in chat una domanda, vi ricordo che risponderemo poi al termine ad alcune di queste domande e poi tutte insieme quando termineremo il nostro incontro di oggi. Il tema è abbastanza, come vedete, sentito perché molte organizzazioni si scontrano con la mancata conoscenza di se stesse. Questo è uno dei problemi più grossi che oggi ha il mondo del digitale. Tanti parlano purtroppo senza cognizione di causa di processi, procedimenti, attività, affari, ma non indagano a fondo nelle regole che presidiano queste attività. Alcune raccomandazioni preliminari che mi sento di fare, prima di tutto a me stesso, alle mie organizzazioni e poi a tutti quanti voi. Il manuale di gestione non è un documento che si prende dal web o si prende da un file di Word o da un PDF trasformato in testo, si cambia l'intestazione e si mette nella sezione del sito web dedicato all'amministrazione trasparente. No, il manuale non è adatto a chi copia in maniera pedestre. Per quale motivo? Perché le organizzazioni hanno la necessità, per scrivere un buon manuale, di ripensare prima di tutto la propria organizzazione, ma prima di ripensarla hanno la necessità imprescindibile, ineludibile, di conoscerla. Quindi i punti di vista fondamentali, le prospettive che ha un ufficio affari generali, protocollo, archivio, indipendentemente dalle denominazioni, è una prospettiva di governo prima che di gestione di tutti gli affari, le attività, i procedimenti e quant'altro. Perché se io non conosco il nostro ente, quello che noi chiamiamo tecnicamente soggetto produttore, difficilmente avrò un buon successo nel manuale. Quindi non è possibile copiarlo, non è possibile tecnicamente. E, tra l'altro, ANAC qualche tempo fa, per il piano anticorruzione che avrebbero dovuto proporre tutte le amministrazioni, aveva proposto delle sanzioni per chi copiava il manuale da altre parti senza fare un minimo di riflessione interiore. Quindi, il vero lavoro che dovete fare con il manuale è un lavoro di sartoria istituzionale. Che cosa significa? Vuol dire che ha avuto il tessuto e il tessuto è contenuto nelle linee guida che ha emanato Agid. Ha avuto il tessuto, dovete semplicemente fare un lavoro di trasposizione, di adattamento alla vostra morfologia di ente, alla vostra parte istituzionale, di quelle che sono le regole della gestione documentale. E non è nemmeno acquistabile sul mercato. Io vedo spesso, devo dire sempre con maggiore frequenza, delle offerte da parte di venditori ambulanti di informatica che propongono il manuale a poche centinaia di euro. Chiaramente loro cosa fanno? Copia e incollano
i vecchi manuali di altri o i manuali che hanno già fatto. In realtà le consulenze vanno bene se affiancano il personale interno che deve redigere questo importante strumento. E la prima obiezione è che i comuni piccoli, per esempio, o le scuole o gli enti di ricerca periferici, non hanno il personale adatto. Verissimo, ma esiste, come vedremo più avanti, anche la possibilità di farsi affiancare dai professionisti della gestione documentale. Quindi l'errore più grave che uno può fare è essere convinto di avere il file da qualcuno e di adattarlo insieme a tutti, cambiando praticamente le etichette, le denominazioni degli uffici e le varie unità organizzative responsabili. Quindi la cosa più importante, quello che è richiesto, è un viaggio nell'ente, è un viaggio interiore, introspettivo, alla ricerca delle regole, delle procedure, delle prassi. Per esempio, prima la Patrizia, la dottoressa Gentili, ha fatto riferimento ad alcune parti prescrittive, alcune meno prescrittive. Bene, nel caso del manuale di gestione, alcune parti sono obbligatorie e vincolate, ma tutte le altre non lo sono. Per esempio, l'organizzazione di un ente è basato sulle competenze, ma il funzionigramma dell'ente, cioè cosa l'ente fa, è uguale per tutti gli 8.000 comuni, per tutte le 20.000 scuole, per tutto il centinaio di università e quella trentina di enti pubblici di ricerca. Ma tutto il resto è assolutamente personalizzabile. Per esempio, se il funzionigramma è identico, l'organigramma non lo è, perché cambia l'organizzazione, cambia il direttore generale, il presidente, cambia il sindaco, cambia il segretario generale. Quindi sono pezzi che dobbiamo assolutamente personalizzare. E quindi la raccomandazione che mi sento di fare è di uscire dalla cultura dell'adempimento così, diciamo così, banale, del mero adempimento formale. Ogni ente, ogni comune, ogni ente locale, ogni regione, ogni istituto di ricerca è diverso dall'altro e quindi ha la possibilità di condividere strumenti e metodi, per esempio il titolario, per esempio le procedure di quelle generali di legge, le procedure concorsuali, ad esempio, ma quasi mai le soluzioni. Cambia il software, cambia il modello organizzativo, cambia il workflow organizzativo. Quindi tutto questo deve essere soggetto ad un'analisi approfondita da parte di chi è chiamato a redigere questo strumento. Non solo, ma quando cambia il sindaco o il segretario generale di un comune o il direttore generale, a seconda dei casi, cambia anche l'organizzazione. Quello che rimane, quello che è persistente, è l'attività procedimentale. Quindi l'obsolescenza, la caducità, è riferita al modello organizzativo, che guarda caso è uno dei documenti più legati alla caducità che al manuale di gestione. Per questo di solito noi consigliamo di inserirlo in un allegato. Vediamo qual è il quadro normativo essenziale. In parte è stato già introdotto sia da Alessandra, la dottoressa Fornero, sia dalla dottoressa Gentili. Però un ripasso serve soprattutto da dove siamo partiti. Allora, tralascio il punto di arrivo della Bassanini 1, la 59 del 97, ma il punto di partenza è il Regio Decreto del 1900, il numero 35. Bene, a un certo punto Bassanini dice: tutto quello che accade nel mondo digitale ha la possibilità di essere efficace anche nel mondo tradizionale, quindi ha piena efficacia ed è indipendente dalla soluzione tecnologica. È quella che noi chiamiamo in generale la parità, la pari dignità tra il mondo analogico e il mondo digitale. Quindi Bassanini introduce un elemento fondamentale. L'elemento fondamentale che è contenuto in questo comma 2, dal quale voi sapete che la legge ha dei regolamenti di norma, e quindi discendono da una legge i nostri decreti del Presidente della Repubblica che contengono i regolamenti. Bene, tra il 98
tra il 97 e il 98 ne escono tre. Il primo, i 513, sulla firma digitale, unica firma esistente all'epoca. Il secondo, sulle autocertificazioni, in modo particolare gli atti notori, le dichiarazioni, le falsità in atti, eccetera, eccetera, che il 403, fatalità sempre del 20 ottobre. E poi la norma che ci interessa più da vicino, che è contenuta nel DPR 428 del 1998. È la prima norma che introduce nel nostro paese, nell'ordinamento giuridico italiano, il protocollo informatico. Da questa norma discendono altre norme in particolari. La prima è quella dedicata alla direttiva D'Alema, la direttiva del 99 sulla gestione informatica dei flussi documentali. Tra l'altro, questa direttiva andrebbe anche riletta perché contiene degli spunti molto interessanti. E poi, guardate, il primo provvedimento, in questo caso del capo dell'esecutivo, quindi della presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene le regole tecniche di quel regolamento che abbiamo visto poco fa, cioè del regolamento contenuto nel 428 del 98. Questo DPCM, all'articolo 3 e all'articolo 5, introduce per la prima volta una policy che in Italia verrà chiamata manuale di gestione, non ancora documentale, non ancora questa endiadi con l'aggettivo, è solo manuale di gestione. E a far data dall'ottobre del 2000, le amministrazioni hanno anche quest'obbligo di redigere questo manuale. Quindi, come correttamente diceva prima Alessandra, non è una novità di questi giorni. Per fortuna ultimamente non c'è più nessuno che ci chiama. È vero che c'è una norma che prevede il manuale. Vi assicuro che quando uscì il DPR 513, il DPR, scusate, del 2013, il DPCM del 3 dicembre 2013, molti chiesero: ma davvero c'è questa norma che prevede il manuale? Sì, esisteva allora da 13 anni. Da qui vedete in rosso, da questa evoluzione, arriviamo a quella stabilita dalle nuove linee guida AGID in vigore dal 1º gennaio di quest'anno. La norma è stata cassata ed è confluita nel DPR 445 con un'evoluzione importantissima, anche lessicale, ma soprattutto concettuale. Nel passaggio dal DPR 428 al suo confluire nel DPR 445, cioè il testo unico sulla documentazione amministrativa, parliamo non più di protocollo informatico, ma parliamo di sistema di gestione dei flussi documentali e degli archivi, cioè di sistema documentale. Senza scomodare Galileo, quando parliamo di sistema, parliamo di un complesso, di una universitas di norme, di prassi, di prescrizioni, di procedure collegate appunto a quel sistema. Nel 2013, invece, tra il 2013 meglio e il 2014, escono le nuove regole tecniche. Tre regole tecniche che vanno lette in realtà all'inverso, perché il primo DPCM riguarda la conservazione, il secondo riguarda il protocollo e il terzo riguarda la produzione dei documenti, quello del 2014. E queste sono le norme vigenti qualche anno fa. Tra il 13 dicembre 2013, quindi siamo già ormai nel 14, e appunto il 2014. In quegli anni, e proprio a ridosso di quelle norme, a Forum PA, io e una collega dell'Insubria, Anna Ponti, uscimmo con un articolo che devo dire è stato abbastanza letto, e in cui sostenevamo una cosa molto semplice. Visto che non esistono soluzioni di continuità tra la fase corrente dell'archivio e la fase, diciamo, di conservazione, passando da una fase di decantazione dedicata all'archivio di deposito, perché non possiamo prevedere un unico manuale, noi non lo chiamavamo di gestione, un unico manuale integrato che contenesse le norme sulla gestione documentale, le norme sull'archivio di deposito, quindi sullo scarto, sulla selezione, sulla periodo di decompressione, di decantazione e poi infine sulla conservazione. Bene, quell'articolo di allora, oggi potremmo dire che è stato ascoltato, tant'è che abbiamo un manuale unico nelle tre età
degli archivi, cioè la parte corrente, la parte di deposito e la parte storica. Tenendo presente una delle evoluzioni più importanti che ha fatto l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agenzia per l'Italia Digitale sotto varie denominazioni. Diciamo che nel 93-94 l'AIPA è stata l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fu istituita con il decreto legislativo 39 del 1993 e la prima delibera che riguardava la conservazione e la gestione documentale era incentrata sull'archiviazione ottica. Era la famigerata, e dico famigerata a buona ragione, delibera 15 del 1994, in cui praticamente a leggere testualmente, verbatim, la norma, avremmo potuto scansire codici medievali e metterli online. Come sapete, in quell'epoca esisteva l'innamoramento delle tecnologie collegate ai dischi ottici, per cui il mondo era tutto un XML e tutto un disco ottico. Per fortuna nel 2000, quindi siamo a un lustro e qualcosa di più tardi, venne introdotto appunto il manuale di gestione dei documenti. E nel 2004, timidamente, il CNIPA allora introdusse il concetto di aggregare a dei documenti i metadati descrittivi. Quello fu un primo passo in avanti, devo dire, importante. Ma il passaggio decisivo avviene nel 2013 con i due DPCM del 3 dicembre che vi ho illustrato prima, che prevede appunto un sistema di gestione documentale basato su una norma internazionale che si chiama OIS, legata appunto alla conservazione non tanto degli archivi, perché OIS nasce alla NASA, all'Ente Spaziale Americano, per la conservazione dei dati spaziali, delle missioni spaziali. E poi oggi, in realtà 2020-2021, finalmente abbiamo questo sistema integrato di gestione e di conservazione collegato al manuale. Quindi io intravedo nell'evoluzione del legislatore, della norma, un'evoluzione importante e significativa, tant'è che oggi dobbiamo ringraziare i colleghi di Agid perché hanno fatto davvero un ottimo lavoro, rendendo, restituendo all'ordinamento italiano appunto la correttezza della gestione documentale e non soltanto legata al mondo di oggetti in rapida obsolescenza. Brevemente, due concetti fondamentali che occorre sempre precisare. Il manuale di gestione conterrà due tipologie di elementi. Gli elementi prescritti dalla norma, e quando mi riferisco alla norma, principalmente mi riferisco a due provvedimenti. Il primo è il testo unico del 2000, il TUDA, il 445, che rimane in vigore praticamente per quello che ci riguarda soltanto per il titolo quarto, quello che tratta appunto della gestione documentale. E poi il codice dell'amministrazione digitale. Abbiamo quindi degli elementi di carattere certativo, notarile, attestativo, che sono quei quattro previsti dal regolamento del 2000, cioè numero di protocollo, data di registrazione, non di arrivo, il corrispondente, il mittente, arrivo-partenza, interno e l'oggetto. Noi a livello di gestione documentale delle università e degli enti di ricerca obblighiamo anche la registrazione del numero degli allegati e della descrizione degli allegati. Per un motivo molto semplice, perché se pensate alle istanze, non solo quelle a partecipazione di gare, concorsi o altro, ma in generale, la presenza o meno dell'allegato può anche costituire motivo di esclusione. Per esempio, se io non allego nell'istanza la carta d'identità, l'istanza viene rigettata automaticamente. Quindi non è possibile in certi casi integrarla. Quindi abbiamo, diciamo, in questa fase un ciclo di vita dei documenti, ecco qui vedete una sistematizzazione della ruota di Deming con tutte le normative di riferimento. Per esempio, per quanto riguarda la gestione dell'archivio, avete il DPR 445, per la tenuta delle banche dati avete il codice privacy, il 196 del giugno del 2003, ovviamente
con il GDPR del 679 del 2016. E infine, per la gestione dei procedimenti amministrativi abbiamo due norme principali. La prima, e quella più importante, contenuta nella legge 241 del 90, e la seconda nel FOIA, nel decreto legislativo 33 del 2013. Bene, se questo è il ciclo di vita dei documenti, vediamo che possiamo rileggere quello che era previsto nei DPCM proprio come ciclo di vita, lo chiamiamo proprio così, ciclo vitale, life cycle dei documenti, records life cycle. E partendo dalla produzione, quindi dal DPCM del novembre del 2014, e nella gestione e tenuta. E guardate che quando parlo di gestione, parlo di protocollo. Quando parlo di tenuta, parlo di archivio di deposito. Quindi, dalla produzione alla gestione e tenuta, ho il manuale di gestione. Passando alla conservazione, ho l'altro DPCM, quello che riguardava la conservazione, appunto, che va nel cosiddetto manuale di gestione. Oggi, a livello redazionale, noi consigliamo di fare un unico manuale con due capitoli, due grossi parti, distinte appunto nella fase della gestione e nella fase della conservazione. In mezzo, devo dire che in Italia c'è un buco nero. Il buco nero è l'archivio di deposito, soprattutto a livello di selezione a livello di archivio di deposito, perché non abbiamo ancora sedimentato esperienze positive che ci sono in giro per il mondo. Mi riferisco per esempio ai Record Center, che nel nostro mondo fatichiamo a percepire. Per cui quello che accade tra la fase della gestione, nella fase, possiamo dirla in gergo, di protocollazione e alla fase della conservazione, passa un tempo talmente breve che è difficile mantenere il controllo su questa documentazione. Quindi, a differenza del mondo analogico, la conservazione in ambiente digitale ha ridotto moltissimo il tempo. E questo che cosa fa? Impone di agire sempre in maniera continua e di non occuparsi dell'archivio storico quando ormai le cose si sono tranquillamente sedimentate. Quindi possiamo dire che la funzione archivistica permea tutto il ciclo di vita, ma è importante che non vi siano fratture, cesure, iati tra la gestione e la conservazione. Appunto, Agid è uscita con queste nuove linee guida. È stata differita l'entrata in vigore il 1º gennaio e oggi, come sapete, siamo in piena applicazione di queste linee guida. Vediamo allora il paragrafo 3.5 che riguarda appunto il manuale di gestione che oggi si chiama di gestione documentale. È il paragrafo più importante perché è quello che contiene la descrizione di ciò che deve prevedere il manuale. In altre parole, se io mi concentro su quello che è previsto nel 3.5, ho già il sommario, ho già l'indice del mio manuale. Quindi Agid fornisce delle indicazioni molto dettagliate, tanto che possiamo tranquillamente utilizzarle come percorso guida. Quindi ciò che devo mettere, ciò che devo inserire, quali sono gli strumenti, quali sono le cose da personalizzare e quelle da accogliere. E quindi siamo di fronte a una sorta di percorso guidato all'interno delle nostre organizzazioni. Il manuale di gestione, dice il paragrafo 3.5, descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento. Diviso in 8 sezioni, ci dice che dobbiamo descrivere e non prescrivere. Quindi traduco: il documento non è un documento dispositivo, non è un documento provvedimentale, non è un documento prescrittivo, ma quello che descrive è qualcosa che l'ente ha già deciso, ha già deliberato, ha già determinato. Quindi
Con il manuale di gestione dovrei avere sostanzialmente, usando dei termini civilistici, un atto di ricognizione di quelle, regole che presidiano la gestione documentale all'interno del nostro ente. Vediamo insieme allora queste sezioni del nostro manuale. La prima riguarda gli aspetti, più peculiari del nostro soggetto produttore, del nostro ente. E riguardano gli aspetti organizzativi. Quindi mi dice le modalità di utilizzo degli strumenti informatici, quindi sapere per esempio quale software utilizzo. Tenete presente che questa, che sembra una banalità pedestre, uno dice beh, è semplice indicare il software, in realtà nel mondo digitale fra 50 anni, fra 60 anni, ma anche fra 30, la descrizione del software sarà motivo di dichiarazione di autenticità. Vi faccio un esempio banalissimo così capite meglio che cosa intendo dire. Se io nel 1998, quando sono nate le regole, avessi scritto una istruzione datata 1998 in cui scrivo sto usando come sistema di information retrieval o di CMS, Joomla o WordPress. Bene, nel 98 non c'erano. E quindi se quel documento afferma questo, significa che è un falso. Addirittura, citando il secondo punto, cioè l'elenco delle UOR, delle unità organizzative, posso vedere in maniera sincrona e diacronica, quali sono i modelli organizzativi che hanno trattato la gestione documentale? Per esempio, io sono entrato in ruolo dell'università nel 1995. Se qualcuno avesse scritto nel 92 che questo l'ha fatto Pensa Doria, avrebbe detto sicuramente una stupidaggine e una falsità, perché io nel 92 non ero in servizio all'università. Poi, indicazione delle regole di assegnazione. E aggiungerei dismistamento. Bene, qui siamo all'interno degli articoli 4, 5, 6 della 241 del 90, che ha una terminologia tecnica precisissima. Si smista ad una UOR, quindi lo smistamento avviene ad un ufficio, e si assegna ad un RPA, a un responsabile del procedimento amministrativo. Fossimo in regime di codice appalti, parleremmo di RUP, responsabile unico del procedimento. E se avete voglia di approfondire questa differenza tra RPA e RUP, se scrivete Pensa Doria RPA RUP su Google trovate un articolo in cui vi spiego assieme alla collega Giorgia Canello, o meglio, Giorgia e io vi spieghiamo le differenze tra RPA e RUP. Poi i criteri e le modalità di rilascio delle abilitazioni. Fate attenzione anche a questo. Una volta mi è capitato di scrivere un articolo abbastanza con una parola nuova, un neologismo che mi ero inventato, che si chiama antropotutela. Cosa vuol dire? ENAC era stata, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile, è stata sanzionata dal Garante per la protezione dei dati personali, perché il sistema di protocollo era aperto a tutti. Invece il protocollo non è social, non mi avvicino al protocollo per farmi gli affari degli altri. O andiamo a vedere in ufficio cosa è successo a quell'altro ufficio. No, ognuno ha delle abilitazioni in verticale rispetto alla propria organizzazione e in orizzontale rispetto a tutti gli uffici. Quindi è importante sapere che quando io accedo con un profilo e abilito queste persone, tecnicamente si chiama Access Control List. Quando io faccio accedere una persona, un utente al sistema di protocollo, quell'accesso è vincolato a una firma elettronica leggera, perché io per accedere al protocollo mi sono identificato, non ho sottoscritto nulla, ma mi sono identificato, quindi lascio la mia firma, il mio account e la mia firma elettronica nella registrazione di protocollo.
E quindi io riesco a risalire tramite un file molto complicato che si chiama D-Log chi ha fatto che cosa, chi ha visualizzato che cosa all'interno delle mie organizzazioni. Quindi non tutti, la trasparenza non c'entra con questo mondo. Qui non c'è un problema di trasparenza, c'è un problema di tutela del dato personale. Quindi mi raccomando, il protocollo non è liberi tutti, ognuno ha diritto di vedere le cose di cui si occupa. Ecco dove sta la vera trasparenza amministrativa. Punto 2. Formati dei documenti. Esiste uno studio fatto in Austria 15 anni fa, nel 2004, più di 15 anni fa, che aveva contato circa 10.000 formati. Noi conosciamo qualche formato, il DocX, il PDFA e tutto il resto. Però nel 2004 esistevano circa 10.000 formati. Adesso credo che il numero sia decuplicato, ma qual è l'importanza di questo paragrafo e soprattutto degli allegati alle linee guida che ci fornisce delle indicazioni di quali possano essere i formati di file idonei a essere conservati? Io non posso obbligare un cittadino a scrivere in DocX o in ODT, ma può scegliere qualsiasi formato. L'importante è che in sede di trasmissione, si chiama trasferimento all'archivio di deposito e di versamento, altro termine tecnico, all'archivio storico, io abbia un conservatore che sia in grado di convertire o di migrare su i sistemi in grado di essere conservati questi tipi di file. Quindi il soggetto produttore deve ragionare in maniera molto serrata con il soggetto conservatore per scegliere i formati idonei a conservare i documenti. Tra l'altro stanno nascendo dei formati stupendi da parte di Adobe, il PDF di ultima generazione che ingloba diversi formati e ne conserva la versione primigenia in modo tale che io possa tranquillamente conservarli, farli diventare persistenti nel tempo indipendentemente dal formato. Ma è una cosa che va fatta. E quindi la scelta del conservatore è una scelta molto strategica, molto oculata. Non ci si improvvisa conservatore. 3. Il protocollo informatico e le registrazioni particolari. Questo riguarda due tipologie. Intanto chiariamo una cosa: noi parliamo di protocollo, ma in realtà la norma non parla di protocollazione. L'articolo 53,5 del TUDA dice registrazione e a livello civilistico in Italia esistono due tipologie di registrazione: quella che noi chiamiamo di protocollo, ma quelle che poi chiamiamo di repertorio. La definizione archivistica di repertorio o di serie, il repertorio è lo strumento di corredo della serie, è quella di documenti uguali per forma, ma diversi per contenuto. Quindi deliberazioni, verbali, circolari, mandati, reversali, contratti, buoni d'ordine, contratti di forma pubblica amministrativa, cioè serie omogenee che le linee guida di AGID, cui le linee guida di AGID associano un'etichetta, quella di aggregazione documentale, quelle che noi in archivistica chiamiamo serie. Bene, quindi la cosa più importante è scrivere non solo quello che riguarda il protocollo informatico, ma anche quello che riguarda le serie, una parte al punto C fondamentale. Il registro di emergenza e da ultimo i documenti non soggetti a registrazione. Alcuni sono previsti dalla legge, altri dovete vederli voi. Per esempio, uno dei documenti di cui è inutile la registrazione sono i certificati di malattia. Da quando, per esempio, nel 2017, se non ricordo male, il garante ha fatto togliere la diagnosi dal certificato di malattia e messo soltanto la prognosi. Una volta esisteva, credo del 64, una circolare dell'INPS che obbligava le amministrazioni a conservare i certificati medici.
Oggi si parlava all'epoca di danno da lungo latenza, insomma mal di testa. Oggi il mio certificato contiene emicrania, oppure indisposizione riguardo a problemi motori. E l'INPS riceveva le richieste di indennizzo a distanza di tempo anche dopo la pensione, quindi obbligava le amministrazioni a conservare i certificati. Adesso i certificati arrivano al datore di lavoro soltanto per la parte di prognosi, mentre l'INPS alla diagnosi, e tutto questo che riguarda il certificato medico viene conservato nella banca dati dedicata al personale. Quindi a livello documentale la conservazione associata a una registrazione è totalmente inutile perché sono già registrati. E così come noi ci occupiamo di mandare le fatture in conservazione, sapete che la norma prevede la protocollazione delle fatture e l'invio in conservazione. Benissimo. C'è qualcuno di voi che si è occupato di dire al conservatore che decorsi 10 anni quelle fatture dopo l'autorizzazione allo scarto ricevuta dall'organo di vigilanza, se siete enti pubblici? Ma vedo che ci sono anche enti dello Stato, dell'Archivio di Stato competente per territorio, articolo 21,5 del decreto 42 del 2004, dovete ricevere lo scarto e potete eliminare questi documenti. Quindi vedete, il complesso va governato. Non basta mandarli in conservazione. Posso mandare in conservazione documenti di cui è inutile la conservazione. Un altro ragionamento, magari lo faremo un'altra volta con Formez, riguarda i registri giornalieri di protocollo. Tutti si interessano del registro giornaliero, ma chi di voi ha il registro annuale, quello prescritto dalla norma del DPR 445? Ecco, quindi arriviamo, vedete, ad alcune contraddizioni, ad alcune logiche che dobbiamo affinare. Abbiamo anche, al punto E, i metadati da associare ai documenti a registrazione particolare, e quindi va assicurata una mappatura di questi metadati. Leggete anche gli allegati che ci sono e vedrete che c'è parecchio, parecchio da approfondire. Al punto F, invece, ci sono i registri particolari, anche a livello di aree organizzative omogenee all'interno di un'amministrazione. Pensiamo, per esempio, nel caso delle aziende sanitarie. Si sono organizzate in presidi, in ospedali o università, organizzate in dipartimenti, in scuole, in centri. Ecco, tutte queste possono essere delle AO con tutte le articolazioni del caso. E poi uno degli elementi fondamentali del nostro manuale di gestione, cioè il sistema di classificazione e di selezione. Guardate, il piano di classificazione è un piano che di solito viene condiviso per enti omogenei. Abbiamo un titolare per i comuni, uno per le regioni, uno per le province, uno per le aziende sanitarie, uno per le università e uno per gli enti di ricerca, con diversi distinguo. Per esempio, le aziende sanitarie che insistono in un territorio che non ha la parte sociale, ma soltanto la parte sanitaria, hanno un titolare differente. Le università che non hanno i corsi di laurea di area sanitaria, non hanno medicina, hanno un titolario ridotto rispetto agli altri. Qual è il vero nucleo, qual è il vero problema che bisogna inserire accanto alla gestione documentale già nella fase corrente il dato riferito allo scarto, quello che noi chiamiamo procedure selettive, procedure di appraisal, di valutazione del valore archivistico. E questo avviene direttamente dal protocollo. Passatemi questa battuta. Il protocollista, sulla base di un template, sulla base di un elenco di tipologie di documenti, può inserire direttamente al protocollo, cosa che fanno diversi software, il tempo di conservazione. In altre parole, un po' come lo yogurt, il protocollista mette la data di scadenza, all'esito della quale, al compiersi della quale, non c'è un automatismo di eliminazione, ma sempre richiesta l'autorizzazione da parte al Ministero, da parte degli organi di vigilanza o tramite la Soprintendenza Archivistica,
o tramite l'archivio di Stato. Ma soprattutto ho a fine anno l'elenco dei documenti di cui è possibile la distruzione per assoluta irrilevanza nei confronti della ricerca, della storia amministrativa e di quant'altro. Ma questo va previsto a monte. Vedete, occuparsi dell'archivio di deposito e dello scarto quando i documenti sono già formati è una delle più grandi stupidaggini che fanno tutti. Lo scarto è progettato nella fase corrente. Lo scarto avviene in potenza al protocollo. In atto avviene nell'archivio di deposito. Ma in potenza devo già farlo quando il sistema nasce. Poi avete il punto 5 che riguarda le regole di aggregazione documentale, cioè le modalità di formazione, gestione e archiviazione dei fascicoli informatici e delle aggregazioni documentali. Domanda: ma io anziché fare i fascicoli, avendo un buon sistema di information retrieval, trovo tutto. Questa qua è un'altra delle fesserie che ci raccontano i colleghi che non hanno voglia di occuparsi della gestione documentale. Se io cerco qualcosa, Google sarà infinitamente più potente di qualsiasi sistema archivistico, perché mi trova direttamente il documento. Ma se io cerco il fascicolo, se cerco l'unità archivistica di base, Google è qualcosa di inaffidabile. Chiedete a voi, ai vostri colleghi che si occupano di affari legali, se vanno in causa cercando i documenti attraverso il motore di information retrieval, o se vanno su Google e cercano tutto. No, cercano tutto quello che insiste su un determinato argomento e deve essere descritto come copertina del fascicolo. Poi vedete i flussi di lavoro, il workflow. Qui tra l'altro Agid ha aggiunto una cattiveria, è giusta, che è quello di indicare la rappresentazione formale tramite motori e tramite linguaggi di descrizione di flussi, di processi. Nessuno chiede un UML case, ma descrivere come viene il flusso in un normalissimo BPR, se io ho le cose, che poi è quello che vi serve per semplificare. Come fate a dire se non avete semplificato, se non avete il punto di partenza? Quindi il presupposto per semplificare è la conoscenza di quello che esiste, e la conoscenza di quello che esiste deve avere una formalizzazione nel linguaggio adatto alla sua formulazione. Poi, questo è un tema che va per la maggiore ultimamente con la cyber security, relativamente alle misure di sicurezza e di protezione dei dati, tutte le modalità tecniche e organizzative per garantire il livello di sicurezza, al di là del cambio della password, firewall e quant'altro. Da ultimo, il piano di conservazione deve essere allegato al sistema, al manuale, scusate, di gestione documentale. E qui si apre davvero un problema molto serio. Qui possiamo affermare, senza timore di smentita, che alcuni documenti delle amministrazioni pubbliche sono comuni a tutti. Pensate perché? Perché l'ordinamento, pensate al DPR 487 del 1994, quello sui concorsi. Tutti noi facciamo concorsi pubblici basati su quella norma. Quindi, anche in quel caso, possiamo prevedere molto semplicemente sistemi di selezione, addirittura semiautomatica, se io organizzo il fascicolo in un certo modo. Una volta decorsi i termini per i ricorsi, per le impugnative da parte dei candidati, quei documenti, quindi traduco in archivistichese, dopo i 4 mesi e quindi dopo un anno posso eliminare tutti i documenti dei candidati non vincitori. E nel caso in cui avevo concorsi in cui partecipano 3.000 persone, come purtroppo mi è capitato, purtroppo perché ero commissario, quei documenti si eliminano tranquillamente. Quindi la cosa importante è stabilire le regole sulla conservazione. Quindi l'ultimo accenno riguarda la pubblicazione del manuale. Non è una novità,
perché già era prevista nel DPCM del 3 dicembre 2013, qui invece addirittura viene detto dove. E secondo me migliore soluzione non avrebbe potuto essere trovata, visto che l'archivio è sinonimo di trasparenza amministrativa, mettiamolo nella sezione amministrazione trasparente. Per avviarci alla conclusione di questo, perché vedo che sono già le 11, di questo excursus, vi riferisco tre esperienze concrete, cioè di redazione del manuale di gestione con tre esperienze concrete. La prima l'abbiamo fatta con il Centro Servizi dell'Unione Industriale di Savona, assieme al manuale Riviere. Cosa ha fatto il Centro Servizi degli Industriali? Ha messo insieme una serie di comuni e ha dato un modello, un canovaccio di manuale di gestione in grado di arrivare a definire, diciamo così, un sostrato comune di gestione documentale. Ma poi ognuno dei comuni partecipanti, c'era anche, se mi ricordo male, il porto di Genova e l'autorità portuale di Savona, ognuno dei partecipanti ha dovuto per forza aggiornare il manuale in base alle proprie richieste, ha dovuto cioè per forza definire un lavoro di descrizione del proprio contesto organizzativo, delle proprie procedure organizzative. Come vi dicevo prima, la gestione complessiva del manuale di gestione prevede un'ampia riflessione sull'organizzazione. Non è cioè un modo di riflettere sull'organizzazione in maniera asettica. Se rifletto sull'organizzazione, lo faccio perché devo descriverla e la descrivo perché deve funzionare. Perché se ho delle eccezioni di conformità, lo devo fare di fronte a un elenco di prescrizioni stabilite appunto dal manuale di gestione. Quindi è un'attività molto importante che ha avuto una base comune e delle attività peculiari per ciascun ente. Nel sito che adesso vi indico, che è questo, quello di Procedamus, trovate tutti gli esempi di manuale di gestione che si basano sul nostro lavoro. Per esempio, il primo manuale di gestione che ho scritto io direttamente con alcuni colleghi dell'università risale al 2001. L'avevamo presentato quando uscì il DPCM del 31 ottobre 2000 alla scuola superiore, c'era ancora in via Rubilant, se non ricordo male, e fu il primo esempio appunto condiviso di redazione di uno strumento talmente importante per la nostra attività. Questa qua è la pagina di rinvio a tutti i manuali di gestione che si sono susseguiti col nostro modello, quello che abbiamo messo online. E recentissimamente, vi parlo di qualche settimana fa, è uscito, addirittura pubblicato, con la prefazione di Patrizio Gentili, questo manuale di gestione del Comune di Trieste, che ha, secondo me, uno dei titolari più complessi, più intricati, ma una delle articolazioni di gestione documentale più efficaci. Quindi sta a dimostrare che a fronte di un sistema di classificazione particolarmente oneroso, la gestione documentale ben governata risulta efficace. Questo è avvenuto dopo un percorso di formazione che è durato un semestre, e anche di, devo dire, di sensibilizzazione assieme alla sezione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, la NAI, in cui abbiamo praticamente sistemato con Barbara Bigi e con Paolo Golini quelle, diciamo, indicazioni di massima in uno strumento che voi potete tranquillamente scaricare. Qui è scritto 12 euro, ma 12 euro è soltanto la copia cartacea. Voi scaricate direttamente il libro scritto da Barbara Bigi e Paolo Golini direttamente dal sito web. Qual è la cosa più importante? È che all'interno di questo manuale trovate soluzioni
generali buone per tutti, ma soluzioni peculiari valide soltanto per l'ambiente giuliano. Soltanto nella Giulia, cioè a Trieste, avete la possibilità di applicare quel manuale. Non è possibile quindi prenderlo e copiarlo mandandolo altrove. E l'ultima cosa da dire su questo aspetto è che se il vostro ente è piccolo, così come esiste la comunità montana per i piccoli comuni, aggregatevi, affidate questo lavoro a qualche persona in grado di seguirvi. Quali persone? Vi do un consiglio che secondo me è salvavita. Se pensate alla professione di archivista, quella con i manicotti, questo è il film Totò e il re di Roma del 1954, credo. Totò faceva il verso, lui interpretava Ercole Pappalardo, faceva il verso all'archivista, era archivista capo. Tra l'altro è l'unico film in cui lui lavora con Alberto Sordi. Ma se voi pensate a ciò che è la professione di archivista del 1950 e a quella che è dopo le norme sul protocollo informatico, dopo le regole tecniche, dopo le linee guida, con tutto il complesso di problemi che ha che ci hanno introdotto all'amministrazione digitale, capite bene che la professione è cambiata molto. Per questo sono nati master universitari, la recente riforma delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, che addirittura prevedono le scuole un percorso peculiare per la gestione dell'archivio corrente e la formazione specialistica come quella che oggi stiamo facendo grazie a Formez ed ad Agid. Quindi, se in casa salta il sistema elettrico, io chiamo un elettricista. Se mi salta il server, chiamo un informatico. Se mi salta il bagno, chiamo un idraulico. Per l'archivio devo chiamare un archivista. Abbiamo tantissimi bravissimi archivisti, libero professionisti a cui possiamo tranquillamente affidare un lavoro di consulenza e di affiancamento per quanto riguarda la gestione documentale. Questo vi assicuro, vi semplificherà la vita. Fate riferimento alle associazioni professionali di riferimento, ANAI, ANORC, altre, in cui vi potranno dare molti suggerimenti per la scelta del vostro archivista, perché la redazione del manuale di gestione non è un'operazione di poco conto, non è un'operazione di belletto, non si fa con qualche trucchetto. Ecco, questa è la mia email e ovviamente io sono a vostra disposizione laddove ci fossero delle domande. Spero di essere stato nei tempi, Ma qualcosina ho sforato, certamente, però guarda, sono sicuro che Alessandra mi perdonerà. avrei continuato ad ascoltarti molto volentieri ancora a lungo. Credo io, come tutti i partecipanti, perché veramente le domande sono numerosissime, questo è a riprova dell'interesse e della necessità di risposte a molti degli argomenti trattati. D'altra parte, come ho potuto dire anche all'inizio, avete ripetuto voi, nel manuale ci sono tutti i temi e così come si può leggere dalle domande ricevute, cioè domande che spaziano veramente dalla protocollazione alla sicurezza informatica. Quindi adesso io l'unica cosa che mi viene in mente è proprio il bisogno di continuare su questa strada, di continuare a fare webinar di questo tipo, ovviamente oltre alla una formazione più approfondita. Comincerei un attimo chiamo intanto Patrizia ad accendere la webcam per rispondere a qualcuna delle prime domande che sono rivolte a lei. Ora mi è Eccomi. difficile, vi confesso che sono talmente tante di tanti argomenti che quasi è difficile sintetizzare. Proviamo a rispondere insieme a qualcuna di queste domande e poi eventualmente per le restanti proveremo a rispondere per scritto e spero sia possibile a pubblicare le risposte sul sito dell'evento. Sono veramente tante.
si riferiscono a tutti, a tantissimi aspetti. Le prime che riguardano l'intervento di Patrizia riguardano la soft law, cioè le linee guida in quanto soft, la loro efficacia, la loro legittimazione procedimentale. Credo che voi le abbiate, Patrizia, tu le abbia scorse anche mentre Sì, stavamo. ma guarda, qui diciamo intanto Vai. non parlerei di soft law, ma di fast law e diciamo quando si parla di legittimazione procedimentale significa che rispettano un iter preciso che è quello definito dall'articolo 71, quindi il procedimento con cui vengono emanate ed approvate dà appunto questa legittimazione e diventano appunto vincolanti. Questa era la cosa, la risposta su questo. Poi vediamo se c'era, sto scorrendo un Sì. po'. Dice il manuale di gestione era un documento strumento da essere citato nel documento programmatico sulla sicurezza. Poi si dettero indicazioni che il DPSS non era più obbligatorio, ma chi lo aveva prodotto lo aveva anche sancito con determina o delibera, dandone pubblicità. Come viene oggi vista la sua realizzazione? In redazione in base a quanto previsto nel GDPR, sempre che vi sia un collegamento da onorare tra i due ambiti di intervento. Allora, su questo documento programmatico della sicurezza ovviamente non ho risposte perché lo conosco poco, ma diciamo quello che, siccome le linee guida sono passate al vaglio del garante della privacy, quindi c'è stata una lunga interlocuzione con loro. Perché hanno tenuto al fatto che tutti i responsabili previsti per la gestione dei flussi documentali, quindi responsabile del protocollo, responsabile della gestione documentale, responsabile della conservazione, fosse appunto stressato il rapporto che loro devono avere anche con il referente della privacy e vabbè, anche ovviamente con il responsabile della transizione al digitale. Quindi laddove è possibile tutti i passaggi che riguardano la tutela della privacy sono stati stressati nell'ambito delle linee guida su indicazione proprio del garante. Quindi diciamo, abbiamo tentato ecco, di far vedere il collegamento che c'è tra i due aspetti, cioè il rispetto della privacy naturalmente e la gestione del documento informatico. Capito. Vado avanti, sì, c'è una domanda sul come declinare per un'organizzazione privata le prescrizioni del manuale, quanto scritto sul manuale di gestione documentale, come declinarlo per un'organizzazione privata. Questo credo, dice, risultano di difficile interpretazione. Come declinare l'obbligatorietà nel caso di organizzazioni private? Il manuale di gestione documentale è obbligatorio per le organizzazioni private? Forse era No, questa non la è domanda. obbligatorio, no, non è obbligatorio, però ovviamente è fortemente consigliato per una migliore gestione. Poi insomma su questo penso che Gianni possa rispondere meglio di me. È sempre uno strumento molto, cioè è uno strumento che è principalmente al servizio dell'amministrazione. Appunto, non è una cosa obbligatoria o non obbligatoria, perché mi pare che la domanda prevedeva pure se ci sono sanzioni. Non va visto appunto come qualcosa che bisogna fare perché è obbligatorio, è uno strumento di aiuto nella gestione più corretta, soprattutto se l'ente privato è un ente molto corposo. Certamente. Non so Gianni, se vuoi aggiungere tu qualcosa. Sì, in realtà, se posso intervenire, molto spesso le aziende private sono inconsapevoli di avere il registro di protocollo, solo che Certo. lo chiamino in altri modi. Che lo chiamino numero identificativo, ID o altro, la gestione documentale, sia che sia pubblico o privato, comunque passa da un... passiamolo, chiamiamolo in questo modo, da un tracciamento del percorso, da chi incarica una fattura o quant'altro. Quindi, che sia così protocollazione
o tracciamento, le differenze tra il pubblico e il privato nella gestione documentale non ci sono così marcate. Noi abbiamo degli obblighi differenti come pubblici, ma nel mondo privato la norma dice, nel mondo privato la prassi è identica praticamente alle norme che Sono noi abbiamo. E se vuoi invece Alessandra fare al A volo volo d'uccello le altre d'uccello, sì, si domande. parla di la responsabilità del protocollo e del responsabile della gestione documentale. Dimmi, Gianni, non posso. Mi prendo 3 minuti. Allora, la prima domanda. Sì, dicevo, mi prendo 3 minuti velocissimi. Ercole Armelotti dice: non è possibile fornire alle amministrazioni uno schema? Esatto. Sì, è il 3.5 delle linee guida. Basta seguire quello e già l'indice. Sommario. Rosaria Conti fa una domanda di quelle da 10 milioni di dollari. Quanto dura un documento firmato digitalmente? Un documento firmato digitalmente è per sempre se lo tratto bene. Tenete presente che non è necessaria la marca temporale in ambito pubblico. La segnatura di protocollo fa ben più di marca temporale. La marca temporale serve per i privati. La segnatura di protocollo è ben più della marca temporale. Ma non è quello il problema. Il problema è che una volta che è firmato digitalmente, devo trattarlo per conservarlo, perché il documento non scade, scade la firma, il certificato di firma, quindi devo mantenerlo nel tempo, appunto, d'intesa col conservatore. Poi Mattioni scrive: ma se io fornisco tutti i dettagli di sicurezza informatica, non è che arrivano gli amici, i crackers, a distruggere i dati? Sì, si descrive in quel livello fondamentale, ma non tutte le procedure per entrare, altrimenti sarebbe un gioco da ragazzi. Ma riassunto Mancuso, la protocollazione del PEC avviene in automatico? Se il sistema lo prevede, sì. La differenza che c'è tra una PEC e un documento normale in arrivo è che la PEC ha già una data giuridicamente rilevante. E quindi una volta che viene trasmesso al sistema, indipendentemente dalla protocollazione, ha già la gestione documentale. Sì, posso usare il differito, devo però regolamentarlo nel manuale di gestione da quel punto di vista. E non ci sono tempi in cui si deve protocollare, però in generale si dice che quando l'ufficio chiude non dovrebbero esistere dei documenti ancora da protocollare. Eventualmente, laddove venga in campo un pregiudizio possibile a danni di terzi, si fa il differimento. E che durata nei documenti digitali ho già risposto. È obbligatorio adottare il sigillo elettronico? E allora il QR code, il glifo riguarda principalmente le copie. Questo non è un tema del webinar di oggi. Invece Corchia chiede più che altro come sensibilizzare, e lì è un lavoro lunghissimo che deve fare il responsabile della gestione. Poi Marchetti chiede: la paternità del manuale deve essere del settore informatico? No, deve essere di chi la fa. Non dovete scrivere manuale. Di solito il manuale si fa come gruppo di lavoro. Fate riferimento agli articoli 13 e 17 del CAD, laddove parla di interoperabilità intellettuale, non informatica. Serve un informatico, un archivista e un giurista, un responsabile della protezione dei dati. E questa è una logica Posso interdisciplinare, aggiungere, non interpartito. Gianni, posso aggiungere Il anche manuale di gestione qualcuno documentale. che ne sappia di organizzazione, perché c'è anche l'aspetto organizzativo che è molto importante, giurista, informatico, archivista e qualcuno che sia dentro l'organizzazione. Sì, pensa No, che no, queste cose qua scusami, io le ho lo scritte nel dicevo perché 98, conosco in cui l'importanza appunto serviva, e di questo addirittura. aspetto che insomma è abbastanza. Sì, addirittura, pensa, abbiamo addirittura fatto un convegno con uno scienziato dell'organizzazione che si chiamava Renzo Scortegagna e pubblicato un saggio, L'organizzazione e l'archivio. Lo trovate anche questo su Procedamus. Eh Poi sì, ho anche io è perso un attimo di successo vista qualcosa le. che. Ok. Dunque, Oh, perfetto, ok. e un'altra Adesso cosa, mi Gianni, tornate. mentre tu scorri, una cosa che invece a me era venuta in mente, che ho notato nell'ultimo manuale, quello di Trieste, che tu hai,
e che secondo me è una cosa da sottolineare, è la casistica, è proprio una parte rivolta alla casistica del manuale, che è molto importante perché i casi, soprattutto col digitale, sono in continuo aumento, quindi anche per quanto riguarda la casistica, che poi influisce sull'aggiornamento stesso, c'è una domanda che dice, c'è una regola su ogni quanto tempo deve essere comunque aggiornato, ecco, mi veniva in mente ogni quanto è necessario aggiornarlo, Quando giusto? serve? Quando Quando serve, serve? appunto, quando. Sì, volendo All'uomo essere ministeriali, oppure quanto direi basta all'uomo, volendo all'occorrenza. QB Sì, nell'altro senso del contenuto. A proposito, scusa, sì, poi vai. No, c'era Michele Radogna, dice, dicevo per la casistica si sì, parla diceva, anche le molto di fatture devono PEC essere rispetto alla obbligatoriamente. domanda sulle PEC. Una cosa che ho letto, ma che qua in corso, ma appunto a proposito della protocollazione automatica, sì, è vero che si può fare automatica, però insomma ci sono PEC con documenti complessi, che qui l'automatismo insomma può essere veramente, come dire, sottostimato cioè la PEC in quanto messaggio è un conto, la PEC in quanto documenti trasmessi è un altro. Il problema di emittente. A volte Esatto, l'emittente non è il vettore, perché la PEC è questo è un un argomento. documento e io posso Questo è mandarla al un lettore argomento da qualsiasi approfondire. Molte volte arrivano PEC con e un problema. indirizzi strani e Invece senza Michele firme. E questo crea grossi problemi. Radogna scrive, le fatture vanno obbligatoriamente protocollate? Sì, lo prescrive la legge. Qualcuno mi chiedeva prima qual è la norma che prescrive l'autorizzazione allo scarto. Articolo 21 del Codice dei Beni Culturali, 42 del gennaio del 2004. E poi Tobaldini, il piano di classificazione per le comunità montane, dovete farlo voi. L'ANCI lo propone, ma non è che dovete adottare quello dell'ANCI. Voi dovete adottare quello che a voi va bene. Chiaramente se ANCI lo ha fatto, è sicuramente perché l'ha fatto in maniera preparata, quindi è evidente che l'ha fatto a valle di un percorso valutativo, ma il titolario lo approva l'ente, non è una cosa che viene adottata. Per esempio, il titolario di Procedamus, noi diamo il modello, poi ognuno adotta il proprio. Ecco, per l'altro mi pare che ci sono, no, Giuntini chiedeva qual è la norma sul registro annuale. È contenuta nel DPR 445, il quale dice che il registro inizia il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. E non dimenticatevi che in conservazione va mandato il registro annuale, non che non è la sommatoria di registri giornalieri di protocollo. Quella era stata introdotta qualche anno fa dall'agenzia per evitare le falsificazioni di registri in modo particolare. Il registro annuale e quindi avere un ulteriore documento di controllo. Quello che va fatto va prodotto appunto il registro annuale. Vai, vai, vai. E Guidetti, è possibile avere qualche indicazione di massima sui criteri da utilizzarsi per decidere come creare i fascicoli? Allora, i fascicoli si istruiscono, si parla infatti di istruttoria, si chiama piano per la fascicolatura, è previsto addirittura da AGID, e nell'allegato mi pare 2, se non ricordo male, dove parla di affari, attività e procedimenti. Prima di fare il piano per la fascicolatura bisogna fare la mappatura degli affari, delle attività e dei procedimenti. È molto semplice. In rete trova di tutto, basta scrivere affari, attività, procedimenti. E c'è di tutto e di più. E non so, Patrizia Moroder, alla Lazzarone, se ha fine risposto. ci sono varie domande. Sì, C'è se in una richiesta un'ultima da cosa. parte del cittadino manca un documento Senatore necessario, i Dell'Oro documenti chiede. vanno comunque protocollati o si aspetta l'integrazione prima di protocollare? No, vanno sempre protocollati perché da quella che corre. Allora, vi do un'indicazione tassativa di merito. Il protocollo non deve decidere se un'istanza è valida o meno. Ok.
la decide l'ufficio di competenza. Il protocollo protocolla così com'è. E proprio per dimostrare che è arrivato senza un documento, il protocollista saggio scrive: manca l'allegato descritto nella lettera, manca l'allegato 2, manca l'allegato 3. Questo fa parte di quell'essere notai dell'amministrazione pubblica senza farsi Ok, i procedimenti perfetto. degli altri uffici. Moro chiedeva: ma io che faccio parte di un ufficio, di un istituto pubblico, devo aspettare quello centrale? No, il manuale di gestione è del soggetto produttore, di quella che dal 2000 si chiama area, dal 98 anzi, area organizzativa omogenea. Anche se fate parte di, come ufficio periferico del Ministero, ogni ufficio deve avere il proprio manuale di gestione. Mi Ma sembra di più o meno aver sì, fatto qualcosa c'è tutto. per l'ultima. Ah no, Scusami, vai, vai. Vincenzo Caselli. No, c'è solo l'ultima, credo. C'è una fonte per quanto riguarda i tempi di conservazione di vari tipi di documenti? Sì, dal 1942 si chiama Codice Civile. Gli ultimi articoli del Codice Civile si chiamano della Scusate, una domanda prescrizione. al volo Vanno che letti. ne riassume alcune che ho Credo di letto aver sulla terminato. formazione, cioè che cosa bisogna fare per formarsi, che cosa bisogna fare per diventare appunto responsabile della gestione documentale o occuparsi di questi temi. Chi meglio di te, Gianni? E Ecco questa è la qua, domanda infatti da 100 milioni mi di sono dollari. rivolta, non volevo escludere Patrizia, ma anche Patrizia naturalmente. Anche per deferenza lascerei discutere la seconda. Io posso dire di continuare a seguire i corsi di Formez, di seguire i corsi universitari, i corsi delle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica annessi agli archivi di Stati, la scuola speciale per i bibliotecari, la scuola Vaticana, i corsi che fa l'archivio centrale dello Stato, diciamo di offerta formativa in giro, ce n'è molta e qualificata anche da parte delle associazioni, ANAI e ANORC in particolare. Bisogna informarsi e soprattutto, secondo me, la cosa più importante è quello di condividere. E una delle cose che facciamo noi, diciamo che gli enti di ricerca e le università hanno una comunità di riferimento. L'unica cosa che noi facciamo vera è che mettiamo a disposizione di Quindi tutti le tutto comunità, quello che produciamo. Tutto quello che noi creare produciamo reti lo e trovate nel sito. comunità è la cosa più importante. Sì, le comunità di pratica sono. E tra l'altro essere amico Eh? di Patrizia Gentili agevola, che poi lei ci ha seguito anche come. Giulia, che era Grazie. scritto la prefazione del manuale di Trieste, Patrizia, vuoi quindi dire non è qualcosa poca per cosa. concludere tu? Io, diciamo, sul fatto della formazione concordo con quello che ha detto Gianni, c'è forse anche troppa offerta di formazione, quindi diciamo, bisogna orientarsi con attenzione perché molte cose sono di dubbia, diciamo, qualità. Agid dal canto suo ha dei percorsi che fa attraverso queste collaborazioni appunto con il Formez, con la CRUI, abbiamo un ciclo di webinar periodicamente sui vari temi principali, ovviamente sulle linee guida abbiamo fatto vari interventi su molte, diciamo, in molte situazioni, rispondiamo quotidianamente a montagne di quesiti e cerchiamo quindi di dare supporto in questo modo, ovviamente siamo qua, siamo a disposizione per chiarire ulteriormente determinate cose, anche perché tutte queste domande ci aiutano a capire cosa nelle linee guida non è chiarissimo nella lettura, perché ovviamente noi non abbiamo la lucidità di poter ancora definire che cosa andrebbe migliorato e cosa no, proprio perché avendole scritte ci sembra tutto chiaro. Da questi interventi capiamo quali sono i punti. Questa storia, per esempio, dei privati è sicuramente un punto molto debole, nel senso che purtroppo le linee guida hanno sottolineato e fatto venire a galla una cosa che era già vista nel CAD già dal 2017, perché quando si dice all'articolo 2,3 che tutto quello che riguarda
le prescrizioni del CAD che riguardano PEC, domicilio digitale, documento digitale e conservazione si applicano anche ai privati. Anche se non è chiaro. E quindi noi siamo stati subissati dai privati perché si sono, diciamo, come dire, scoperti che inadempienti. E quindi la domanda è: ci sono sanzioni? Perché in Italia funziona così, cioè le cose si fanno soltanto se ci sono sanzioni. Non ci sono sanzioni esplicite, a parte l'articolo 18 con cui adesso è stata data ad Agid il potere di intervenire laddove qualcuno si vede rifiutare un diritto digitale, imponendo quindi anche delle sanzioni. Inoltre, ripeto, i documenti che non sono formati secondo quanto previsto dal CAD e dalle linee guida che ne danno attuazione, non sono documenti opponibili a terzi, ma sono liberamente valutabili in giudizio, il che significa che il giudice potrebbe dire, ragazzi, siete privati, avete fatto come vi pare e adesso questi documenti non valgono niente. L'ha detta un po' dura, ma insomma è questo. Bene. Grazie. Vi sopportate un'altra domanda? L'ultima? Dipende. Se sappiamo rispondere, sì, se no, no. No, era una domanda interlocutoria. Credo che sia avvenuta quando Gianni ha detto appunto che le assegnazioni dei documenti non devono andare a tutti dal protocollo e c'è stata mai dati una domanda di Irene Torrente. I dati di un ufficio di le cose di cui mi occupo, quindi i documenti non sono personali ma dovrebbero poter essere condivisi, tranne ovviamente quelli con dati sensibili. Non potrebbe essere una scelta autonoma di un ente quella di condividere? Volendo? Sì, la risposta è sì. Tenete presente i principi contenuti già dal 675 del 96, quindi dal primo codice privacy, diciamo, che sono i principi di non eccedenza. Quando io tratto dei dati e li metto potenzialmente a disposizione di una pluralità anche distinta di soggetti potenzialmente interessati, li espongo in qualche modo a dei rischi. E tenete presente che a livello anche interno è possibile redigere quelle che noi chiamiamo copie corrotte in autotutela. Significa che a livello informatico sono veramente cose semplici, basta mettere dei marcatori, dei tag tra i documenti che non voglio far vedere e quindi espongo verso gli altri uffici dei documenti con i dati personali protetti. Per esempio, se metto $2 tra Penzo Doria e la mia patologia o la mia richiesta di iscrizione al partito X, chi riceve l'ufficio stipendi vede la mia richiesta ma non vede la persona e non vede a chi mi iscrivo, oppure vede solo la persona ma non tutto il resto. Questa è un'attività che può essere fatta. L'importante in questi casi è seguire la norma. I dati vengono trattati, perché si parla di trattamento, soltanto da chi ne ha la titolarità per essere trattati. È questo che disciplina il manuale di gestione, quindi non una pluralità indistinta. Vi ringrazio tantissimo, siete stati molto precisi, attenti, pazienti, continueremo ancora, spero appunto con voi con questi seminari, con questi interventi. Ringrazio veramente di cuore voi e tutti quelli che hanno partecipato. Grazie a alla tutti, prossima. Arrivederci. Ciao. Ciao, ciao, ciao.